ragazzi, come state oggi? Ciao! L'amica di Elisa è andata via ieri e quindi oggi facciamo un nuovo video di una cosa che avete amato in tantissimi, ma soprattutto che amiamo noi. Della serie hashtag professionalità facciamo quello che piace a noi, perché siamo, come vi abbiamo già detto, cadute totalmente in fissa con i Curie Churies Surprise. Abbiamo fatto già diversi video su di loro e vi lasciamo qui una card. Non sono ancora usciti in Italia, ma dovrebbero uscire abbastanza a breve. Noi li abbiamo ordinati da The Toy Shop. Vi lasciamo nella descrizione il link a The Toy Shop. Questi sono i Curie Churies che abbiamo trovato fino ad ora. C'è anche la scimmia con l'occhio in quel paese che tutti voi odiate. Già abbiamo deciso di tenerla per pietà, anche se è un pochino inquietante. Sì, ok, avete capito. E mentre era qui la mia amica Eleonora ha trovato questa adorabile stellina, che però ha deciso di abbandonare perché per lei è orrenda, mentre per noi è molto carina. Come potete vedere ci sto mandando un bacino, quindi ho la bocca così. La stella brilla al buio e ha sempre le ciglia. Sì, ha corno dorato, come un eyeliner rosa, e come potete vedere ha sempre il sedere scolpito benissimo. Già, ha addirittura le fossette. Quindi siamo felici che la mia amica Eleonora l'abbia trovato orrendo, perché così ne abbiamo uno in più della nostra collezione. Fa parte dei Cosmic Doodoos e si chiama Stardust. È rara e ha ovviamente una controparte, o meglio una variante, che si chiama Twinkle. È viola, è arancione, non c'era mai arrivata di questo colore. Apriamola subito. Per ora non abbiamo ancora trovato doppioni, speriamo di continuare così. Mi ero completamente dimenticata l'odore di petrolio che hanno le nostre amiche, proprio loro. Questa sembra particolarmente duretta, quindi penso che sia il Bouncy Slime. Per chi non lo sapesse, adesso vi lascio qui una foto. Ho messo davvero tutte le nostre in bagno, già non stavamo scherzando, le abbiamo messe davvero lì e fanno un certo arredamento. Tutti pensano che siamo andate fuori di testa quando entrano in casa nostra. Probabile. Mamma, questo odore di benzina che io adoro, però vabbè. Oh, è il Marshmallow Slime. Così non l'avevamo ancora mai trovato. È rimasto incastrato dentro la... No, esci! 8 ore a tirare fuori tutto lo slime dalla... Elisa, fammi capire una cosa. Dimmi. Praticamente noi apriamo una e poi la scuoiamo e dentro c'è uno slime colorato, in questo caso azzurro con i brillantini, e tra l'altro c'è un animaletto. Penso sia così. Oh madonna. Dentro, spero che lo vediate, ha dei brillantini azzurri. Adoro gli slime che si trovano qua dentro, secondo loro dovrebbero profumare come sapete, ma come tutti gli altri sa puramente di benzina e basta. Quando si allunga fa questo effetto tipo neve, sembra un po' anche la gomme pane. Se andate all'artistico o fate arte, usate le gomme pane, se le tirate fanno più o meno lo stesso effetto. L'interiore della nostra sono bellissime, spero che anche le mie interiora siano così, evviva! Comunque bellissimo, penso che sia il mio preferito, quasi più del Crunchy Slime. Mettiamolo qui, così per ricordarci cosa ci è uscito. E ho il terrore che questo sia lui, però potrebbe essere una nuvoletta. Speriamo, perché le nuvolette sono le mie preferite. Oh, è la nuvoletta nera, evviva! Adoro questi dedicati al cielo. No ragazzi, vabbè, guardatela. È bellissima, la adoro! È fatta molto bene. Ha il corno argentato, gli occhietti davvero arrabbiati, sempre inserti di plastica. E ha in mano anche un piccolo fulmine glitterato e sfuma dal grigio al nero. Oddio, è bellissima. Anche lei ha il sedere super scolpito. Muove anche la testa di lato, è ball jointed. È davvero bellissima, guardatela. Sono troppo contenta di averla trovata. Mettiamola qui sopra, al suo slime. Mi pare che ci siano 2 nuvolette così. Fanno parte degli Sky Blue Doos. La nostra è Boom, dovrebbe sapere di vaniglia. Come no, credeteci. Ed è la variante di un'altra regular che si chiama Bang, che invece è azzurra. Mi piacciono entrambe, quindi spero di trovare anche Bang. Poi c'è anche la nuvoletta felice che si chiama Rain. Spero di trovare anche lei. In realtà spero di trovare tutti. Quello che forse mi piace meno è Ash, che è la fenice. Ma in realtà questi degli Sky Blue Doos sono tutti fantastici. Forse è arrabbiato perché è seduto vicino. No, no. Beh, tecnicamente è sua madre, perché l'ha partorito. Ah, forse allora è arrabbiato perché l'abbiamo scuoiata. Penso qualcosa del genere. Andiamo avanti, questo colore l'abbiamo già aperto. Vediamo quindi se troveremo un doppione, se sono in relazione ai colori della o meno, perché non siamo ancora riusciti esattamente a capirlo, quindi ora vediamo. Ecco qui, questa non ha le manine, come dite voi. Mi piace un sacco questo colore ed è davvero duro, quindi penso che sia il Bouncy Slime. Potrebbe essere anche Crunchy. Non c'è scritto niente qui, non ci spoilerano il contenuto come avevano fatto in passato. Chissà perché in alcune sì e in altre no. Who knows? Dica! Questa sa un pochino meno di benzina. Forse è quella che sa di cocoina.
Questo slime l'abbiamo già trovato e guardate, si è anche già aperto ed è proprio lui, l'omino delle nevi, è proprio identico e l'abbiamo trovato proprio in questa. Dipende evidentemente dal colore. Vi ricordate, infatti, era proprio nella stessa. Quindi non penso che sia casuale. Immagino che se trovate questa qui di questo colore c'è una grossa possibilità di poter trovare lui. I colori sono correlati. Abbiamo anche questa che, come vedete, è di questo color, mi piace chiamarlo verde pavone o teal. Quindi vediamo se all'interno c'è un altro doppione. A questo punto è il momento della verità. Questa sa un sacco di benzina, potrei sniffarla per ore. Questa qui ha le alette e sembra anche lei contenere del bouncy slime. Vediamo un pochino. Oh, anche questa è Bouncy Slime ed è praticamente la versione notturna di questo. È viola e sembra che ci siano delle lunine. Ok, vediamo. Questo slime non l'abbiamo mai trovato prima, quindi tecnicamente dovrebbe essere un personaggino che non abbiamo ancora trovato. È un bouncy slime e ha dentro delle lunette e dei brillantini argentati e viola. È davvero carino, devo ammettere. E come al solito sa di benzina all'ennesima potenza, quindi penso che lo annuserò per le prossime 7 ore, purtroppo. Non so quanto mi possa far bene. E penso che sia la nuvola che vomita l'arcobaleno. Oddio, sì, è sicuramente lei. Oddio, è bellissima questa. Penso che sia la nuvoletta che c'è su ogni scatola. È vero, ma guardate che carina. Prima qui ha un occhietto più chiuso e qui più aperto. L'arcobaleno che vomita sembra quasi felice di vomitarlo. Non lo so, è un po' strano. È multicolore e adoro le sue manine e i suoi piedini. Poi tra l'altro qui sotto ha come una matita viola, mentre sopra ce l'ha rosa. E si può girare la testa, ma non tanto, perché ovviamente sta vomitando. Non so se possa piacere a dei bambini. Li trovo molto più per adulti e anche per la latina qui. Guardate che carini i suoi piedini, sono un po' antropomorfi. La adoro, è bellissima. Mettiamola qui, bluff, sul suo slime. Guardate, qua dentro lui sta venendo risucchiato. E l'avevamo visto proprio poco fa. È Rain ed è ultra rara e dovrebbe sapere di qualche strano cocktail, ma ci rido sopra alla grandissima. Siamo al nostro ultimo cutie cuties per oggi e come potete vedere è viola questa volta. Non abbiamo mai aperta una di questo colore, quindi speriamo che non sia un doppione. Per ora siamo stati comunque abbastanza fortunati. Mi piace un sacco questo colore viola, anche lei ha le manine e sono abbastanza sicura che sia crunchy slime e infatti c'è anche scritto sul fondo. A quanto pare lo scrivono solo quando capita un crunchy slime, non sempre, insomma è completamente randomico. Oh, abbiamo già trovato questo crunchy slime, quindi mi sa che potrebbe essere un doppione. Era la rosa. Sembra diversa, vero? Sì, intanto abbiamo il nostro slime che avevamo già trovato. Ne è uscito un pochino meno questa volta. Adoro questo slime crunchy. Adoro tutti gli slime che si trovano dentro questi affari, devo ammettere. Forse quello che mi piace meno è il watery. È una questione di gusto personale. Anche questo è brillantini. Non so se ve l'ho ricordato da qualche scorsa recensione. Vediamo che cos'è. Potrebbe essere la gocciolina. Oddio, hai ragione, forbice, che bello. Abbiamo trovato praticamente un sacco dei miei preferiti. Oddio, guardate che bella. E la goccia dorata, sì, al corno dorato. È veramente disperata, guardatela. Bah, è bellissima, sta piangendo. È una goccia che piange, questa è veramente strambo. Un po' di eyeliner qui, purtroppo. Vedete, giallo, ha gli occhietti super crucciati, la bocca aperta e si sta squagliando, perché effettivamente è una goccia. Ed è super glitterata. Guardate, qui sta gocciolando. È una goccia che gocciola, madonna, super inception. Può girare la testa a destra e a sinistra, è sempre ball jointed, è super carina, lascia un sacco di brillantini addosso, ma è bellissima. Anche lei ovviamente ha le ciglia, guardate qui. Oddio, sono troppo contenta di quello che ho trovato oggi. Non c'entra molto lo slime con lei, forse perché rappresenta l'erba che la pioggia fa crescere. Wow, come sei sveglia, forbice. Era? È rara e si chiama Drip. Ovviamente non controllo nemmeno più di che cosa dovrebbe profumare, tra l'altro penso di cactus, non penso che i cactus profumino. In realtà ce ne mancano ancora tanti. Ad esempio non abbiamo trovato nessuno di questi due gattini. Ci mancano praticamente tutti i Cosmic Doodoos tranne Stardust. E di questi abbiamo trovato solamente Torn. Quindi in realtà ci mancano ancora un sacco di cutie e abbiamo trovato solamente un doppione. Fatemi sapere se volete vederne altri aperti, anche se penso che continuerò perché li adoro troppo. E sappiate che è già stata annunciata una seconda stagione dove ci sarà un corgi come il mio cane, che si chiamerà Shorty. Quindi non vedo l'ora che arrivi anche quella. Li adoro, sono bellissimi. Fatemi sapere cosa
cosa ne pensate nei commenti. Comunque, per finire il video, visto che ci abbiamo messo poco, apriremo qui un'altra cosa. Ma dai, sì, questo video è davvero stato troppo corto. Hai ragione anche tu. Apriremo le ovette che ormai ho praticamente covato, perché penso che siano da un mese su questa scrivania, sempre hashtag professionalità, di How to Train Your Dragon The Hidden World, o meglio Il Mondo Nascosto. Le ho trovate da Mondadori Informatica qui a Milano per 5 euro, e come potete vedere sono abbastanza trasparenti. Vedete, qui si vedono due occhi, quindi immagino che sia stentato. Ovviamente era quello che pensavo di trovare, o comunque una furia buia, o una night fury in inglese. Dovrebbe esserci qui un'apertura facilitata. Io ovviamente non ho unghie, ma ce l'ho fatta. Beh, oddio, tra virgolette. Apriamo. Ah, è già aperto. Sì, è già rotto praticamente. Però vediamo. Oh, è un peluscino piccolissimo. Ed è carino che esca così dall'ovetto. Ed è proprio sdentato. Mi fa ridere perché questa dovrebbe essere la sua bocca, da un pochino stramba. Le sue orecchiette, chiamiamole così, sono in feltro. Ma il corpicino è adorabile, guardatelo. Oh, anche le sue unghiette qui. Qui davanti no, però solo su quelle sotto. E ha le sue alette. E la sua codina è davvero adorabile. Oh, è molto morbidoso. 5 euro forse è un pochino troppo, ma è adorabile, e potete poi rimetterlo nell'ovetto e richiuderlo o tenerlo aperto. E ne abbiamo preso un altro che dovrebbe essere il mio drago preferito, cioè Tempestosa, o una Deadly Nether. Anche qui, come potete vedere, si vede abbastanza bene chi c'è all'interno, e mi piace che il suo uovo sia tutto a spikes, a punte. So che per l'estate dovrebbero uscire delle nuove versioni di queste ovette e anche dei nuovi giocattoli e peluche con dei personaggi, no spoiler, che però si vedono alla fine del film. Sono 3 nuovi personaggi, quindi se avete visto il film sapete di cosa sto parlando. Vediamo. Oh, è dolcissima, guardate il suo faccino, è molto più baby. Oh, è bellissima, guardate le sue alette. Oh, guardatela, no, è guarda, no, è bellissima. Oh, Tempestosa è bellissima così piccolina. Guardate la sua codina, le sue alette e le sue zampette. Oh, è bellissima, mi piace tantissimo. Oh, è carinissima, penso che starà con me per sempre. Guardala. Gne. E vorrei anche prendere gli altri draghi che non ho acquistato questa volta, quindi il granchio, l'incubo orrendo, insomma quelli che non ho preso, perché sono tutti adorabili. Fatemi sapere cosa ne pensate sia delle ovette sia dei cutie cuties, e ci vediamo domani con un nuovo video. Vi ricordo che sono su Instagram, Facebook e Twitter, link in descrizione. Grazie per seguirci sempre, ciao. Penso che sia abbastanza evidente che noi forbici non nasciamo dalle uova, ma veniamo prodotti in fabbrica. Beh, io ho provato a nascondermi qui, ma non ha funzionato.